Daniela è viva grazie alla prontezza di riflessi di un collega che staccò immediatamente la spina di quel tritacarne che nessun addetto alla sicurezza le aveva insegnato ad usare. Lavoravo in un salumificio a conduzione familiare da un anno e mezzo. Il 29 gennaio del 2010 avevo solamente 21 anni, persi la mia mano maestra, che era mancina, con un tritacarne che era un macchinario non a norma, manomesso. Da un attimo all'altro questa giovanissima ragazza di Follonica si ritrovò senza mano e braccio. È stato devastante, mi è crollato il mondo addosso. Per i primi mesi ho avuto bisogno di essere aiutata in gran parte delle cose. Ma Daniela, dopo 2 anni di disperazione e profonda depressione, grazie all'aiuto della famiglia e alla protesi realizzata a Budrio, ha reagito e si è rimessa in gioco sia nel mondo del lavoro che nella vita privata. Oggi ha un compagno ed è la mamma felice di un bimbo di 3 anni. La storia di questa donna forte e coraggiosa, dopo 13 anni ancora in causa per un giusto risarcimento, ha molto da insegnare ai datori di lavoro affinché gli incidenti e le morti bianche non siano più una piaga sociale. Tendono, no, a risparmiare su tante cose. Ecco, il mio consiglio è forse di risparmiare non sulla vita delle persone. Ecco, almeno il macchinario dove un dipendente deve metterci le mani, che sia almeno a norma.